Tra le grandi aspettative del 2018 ci sono i nuovi edifici che stanno per essere inaugurati in tutto il mondo. Per questo è un punto importante perché è cambiata la logica di edificazione degli edifici. Faccio l'esempio di Parigi, nella Défense. Défense è una zona spostata dal centro, fatta come city, cioè come zona solo per il lavoro e il lavoro d'ufficio. Invece questa grande novità si propone di dare un nuovo volto alla Défense stessa. Ma di che cosa stiamo parlando? Parliamo del Palazzo di Giustizia. Ora, non sarà più solo un palazzo atto a lavorare semplicemente. Grazie a un enorme ristorante all'ultimo piano con una vista panoramica bellissima e varie terrazze situate nei vari punti dell'edificio stesso. Cos'ha di particolare? Beh, prima di tutto che è fatto dalla più grande archistar mondiale, mi sento di dirlo, con grande orgoglio nostro, il famosissimo Renzo Piano. Poi la sostenibilità, il nuovo traguardo del XX secolo, cioè edifici che non producono più emissioni nocive, ma anzi che cercano di ripulire l'aria all'interno e anche all'esterno grazie a una tecnologia avveniristica. In questo viaggio intorno al mondo grazie all'architettura ci troviamo in un posto particolare, a Dundee in Scozia, che per lo più non dice nulla perché è una piccola città della provincia scozzese. Qui ci sarà una rivoluzione perché aprirà l'incredibile e bellissimo Victoria Albert Museum, la prima sede fuori da Londra. L'archistar è Kengo Kuma, un architetto giapponese molto famoso, che ha seguito l'idea della Scozia stessa, riprendendo le scogliere, la forma delle scogliere, riportandola nell'edificio e ricoprendola di pietra naturale, sempre rimandando alle scogliere. Se fossi un architetto non sceglierei mai New York come sede del mio edificio, perché edificare un grattacielo a New York è una delle cose più difficili al mondo, vista la concorrenza degli altri palazzi straordinari. Beh, qui Thomas Edewick ha deciso di fare una cosa avveniristica, ha fatto un edificio 3.0, quello da instagrammare, da farci le foto e metterle su Facebook. È una serie di rampe di scale aperte alla città dove la gente potrà andarci, correre, fare jogging, palestra, ma che in realtà non serve a nulla se non la questione estetica. Le grandi strutture di bronzo sono state realizzate vicino a Gorizia da una manifattura italiana. Come si chiama questa follia meravigliosa? Si chiama il Vascello, The Vassel. Sarà un edificio di 45 metri, quindi neanche particolarmente grande, ma sicuramente ne sentiremo tanto parlare. La Liza Soho Tower, ci troviamo a Pechino ed è il nuovo edificio in inaugurazione quest'anno. Perché è particolare? Per varie caratteristiche architettoniche, ma la più importante è che è stato disegnato dalla famosissima architetta Zaha Hadid. È un enorme monolite intersecato da due torri gemelle che si amalgamano tra di loro, che diventerà l'edificio più alto del mondo. All'interno addirittura ci saranno 4 piani sottoterra con la metropolitana collegata alla città. Ci saranno anche negozi, zone ludiche, zone ricreative e zone scenografiche di bellezza importanti. Parlando di edifici avveniristici, non potevamo che non finire il nostro viaggio naturalmente a Dubai, luogo degli edifici più importanti e più alti del mondo in questo momento. Qui hanno costruito una cosa veramente folle, si chiama The Frame perché è una cornice ed è una cornice che serve per fare le foto e raggruppare tutta la città e tutto l'Emirato all'interno di questa cornice stessa. L'architetto che l'ha fatto è stato Fernando Donis, un architetto di origine messicana che ha realizzato veramente un'opera unica.